Siamo arrivati al 40esimo video e quindi è giunto il momento di raccontarvi un po' di noi. Il team di Scuola alla Pasta è composto da due persone, io, Francesca, e il mio cameraman Raul, che è anche mio marito per inciso. Vogliamo raccontarvi com'è nata questa idea di fondare un canale di cucina su YouTube. La premessa è che non siamo dei professionisti, ma ci piace tantissimo cucinare ormai da tanti anni, ci piace provare nuove esperienze culinarie, ci piacciono le cucine tradizionali e anche qualcosa fuori Italia, quindi la cucina del mondo, ma prevalentemente noi siamo italiani, quindi ci piace proprio la cucina italiana. E allora abbiamo pensato, perché non proviamo a condividerla con gli amici del web? Com'è nata questa cosa innanzitutto? Qualche anno fa ci trovavamo in Inghilterra per motivi di lavoro e i nostri amici e colleghi americani e inglesi non sappiamo come mai, ma stavano sempre a cena a casa nostra. E quello che ci ha stupito è che rimanevano esterrefatti di fronte a piatti che per noi sono della cucina quotidiana, che ne so, una carbonara oppure una matriciana, persino la panzanella. E quindi ci siamo trovati per un bel periodo a dover trovare innanzitutto gli ingredienti principali, a fare spedizioni di olio extravergine d'oliva, ma anche, per esempio, a fare per loro dei tutorial, quindi dei mini video per spiegare, per esempio, passo passo come si fa una carbonara. E qui ci sta, perché è difficile saper fare una buona carbonara per una persona che non è italiana, ma addirittura a fare i tutorial sulla panzanella. Immaginate un po'. Allora, questa idea che già ci balenava da un po' di tempo, si è fatta strada proprio nel periodo del primo lockdown, quindi all'inizio dello scorso anno, e avevamo un pochino più di tempo. Abbiamo cominciato per scherzo, abbiamo iniziato ed ora ci troviamo al 40esimo video. Ci piace da morire e ci piace anche il fatto di condividere con tutti voi che ci seguite le nostre ricette, i nostri casi di successo, quello che ci piace di più, quello che piace di più ai nostri figli, quello che piace di più a noi, quello che piace soprattutto agli amici. Ci siamo divertiti un sacco a dare qualche ripetizione sulla pasta italiana, come si cucina la pasta, quindi importante la regola per cui l'acqua bisogna prima portarla in ebollizione e poi calare la pasta, come si scola la pasta. Ecco, su questa fase ci siamo particolarmente fermati perché ci stavano simpaticissimi gli americani quando pronunciavano la frase scola la pasta, è irresistibile direi. E questa è stata la nostra idea, abbiamo deciso proprio di mantenere questo nome. In più, la nostra migliore amica Annalisa ci aveva regalato già da un po' di tempo questo bellissimo scola pasta che proviene da un'azienda di ceramiche umbre e ci piaceva tantissimo, per cui abbiamo deciso, utilizziamo questo nome e utilizziamo come nostro logo proprio la silhouette di questo bellissimo oggetto. Noi di Scuola alla Pasta siamo ogni giorno con voi a pensare a qualche ricetta nuova, a raccontare come raccontarvi al meglio le ricette che ci sono piaciute di più, ma soprattutto a semplificarle il più possibile. Anche se devo dire le nostre ricette, anche quelle della tradizione, quelle che apparentemente sembrano impossibili da fare, in realtà sono facili, l'importante è seguire passo passo ogni piccola regola. Io sono una gran testarda, quindi pur non essendo una professionista, mi sono trovata negli anni a far di tutto, a fare il possibile per trovare il modo di perfezionare una ricetta che magari avevo provato, avevo sentito dire e avevo letto da qualche parte. Quindi potete star sereni con noi, le nostre ricette sono facilissime e super ripetibili. E allora restate con noi, guardate i nostri video, iscrivetevi al nostro canale e cliccate anche sulla campanella. Sapete che c'è una leggenda fra noi youtuber? Ogni volta che si clicca sulla campanella e ci si iscrive al canale, accade qualcosa di sensazionale. Io vi aspetto sempre qui nella mia cucina con Scola la Pasta, The Italian Way of Making Food.